Ctrl-Shift-R. Selezionare facilmente il testo con JAWS. Come sapete, per selezionare grandi porzioni di testo tramite tastiera, in Windows bisognerebbe tenere premuto il tasto Shift ed andare progressivamente con la freccia in basso per il numero di righe che si intende selezionare. Come sapete, questo metodo non è molto agevole, diciamo così, perché un minimo errore potrebbe costare l'annullamento di tutta la selezione e questo, se si sbaglia qualcosa e si vuol correggere, è chiaro che rappresenta un pochino un ostacolo. Per fortuna, JAWS ci mette a disposizione uno strumento molto efficace che funziona sia per quanto riguarda il web, sia per quanto riguarda i programmi di videoscrittura come Word, ma anche per quanto riguarda, ad esempio, Excel e i suoi fogli. Oggi andremo a vedere questo metodo messo in pratica per quanto riguarda la selezione di un articolo all'interno di una pagina web. Voglio selezionare dal sito Vision Depth un articolo da incollare su Word. L'articolo riguarda l'uso dei sottotitoli, la lettura dei sottotitoli tramite la Focus 40 Blue. Ora siamo sul desktop. Andiamo con Alt Tab al nostro browser che è già aperto. Vision Depth, distributore esclusivo per l'Italia di Freedom Scientific, Ice4M, Vision Borg, Amen, Amin Technology. Eccoci qua. Con insert freccia su ci assicuriamo di essere sulla riga che vogliamo. Livello di intestazione pre-leggera e sottotitoli su Netflix prime con Focus 40 Blue e quinto. Ok, molto bene. La prima cosa da fare è di impostare un segnaposto temporaneo premendo Ctrl Windows K. Segnaposto temporaneo impostato. Livello di intestazione pre-leggera e sottotitoli su. Ok, ora che abbiamo selezionato il nostro segnaposto, dobbiamo andare con qualsiasi metodo, quindi anche con i tasti di navigazione successiva o precedente, alla fine del testo che noi vogliamo selezionare e quindi non ci servirà assolutamente premere e tenere premuto lo Shift. Vuoto. Premiamo quindi l'H, visto che in questo sito noi sappiamo che l'articolo finisce alla prossima intestazione. Contattaci il livello di intestazione 4. Eccoci qua, andiamo su con la freccia. Vuoto. Focus rende tutto molto semplice e intuitivo. Provate e raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Ok, usiamo fine per andare esattamente all'ultimo carattere dell'articolo. Fin. Punto esclamativo. Vuoto. Eccoci qua. Ora non ci basterà che premere insert spazio e la lettera M di marcatore. Spazio. Selezione tra il punto contrassegnato e la posizione corrente in corso. Molto bene. Ora possiamo premere Ctrl-C per copiare, aprire Word. Casella di Word, premio invio. Word, nuovo casella elenco, documento invio. Ed eccoci qui. Con Ctrl V potremo incollare tutto quanto. Pagina 4. Con pagina 1, leggere i sottotitoli. Per moltissimi anni la possibilità di leggere i sottotitoli di programmi audiovisivi in TV o su siti Internet di streaming è stata preclusa a tutti coloro che hanno una disabilità visiva, se i sottotitoli erano da un lato un grande strumento di accessibilità che permetteva e permette tuttora a chi. Eccoci qui. Abbiamo visto che con due semplici comandi, uno all'inizio e uno alla fine, abbiamo potuto senza problemi selezionare qualsiasi porzione di testo. Quindi, ricapitolando. Ctrl Windows K per iniziare la selezione, insert spazio seguito da M per finire la selezione. Quindi dimentichiamoci di tenere premuto Shift e di premere un sacco di volte la freccia in basso, rischiando pure di sbagliare. Con questi due comandi il gioco è fatto. Windows di sinistra e M. Del.